buonasera a tutti, sono davvero felice ed emozionata di dirvi che è arrivato finalmente a Pescara Lezione di Sogni dello psichiatra, saggista, sociologo e opinionista italiano da tutti conosciuto, il professore Paolo Crepè. Buonasera. Buonasera, io sono davvero onorata di averla qui al mio fianco. Grazie. Io vorrei partire subito chiedendole, Lezione di Sogni, questo libro, cosa sono per lei i sogni? E soprattutto, come secondo lei la società di oggi, come può riniziare a sognare dato che ha smesso? Beh, non so se tutti abbiano smesso di sognare, anche perché se l'avessimo fatto ci sarebbero dei risultati disastrosi, quindi ogni tanto qualcuna che sogna c'è in giro, cercarlo bene si trova. Certo bisogna andare un po' fuori dal solco, bisogna essere un po' più esigenti, forse anche bisogna essere un po' più critici, se no c'è quello che c'è, che non è un granché. Lezione di Sogni è un viaggio che mette al centro la genitorialità, le generazioni, il futuro, la scuola. Secondo lei cosa manca oggi nella scuola? O meglio, lei da 30 anni che va in giro e cerca un po' di educare, no? Di portare questo metodo educativo. Eppure la società è cambiata, ma negli anni la società non è poi migliorata dal punto di vista dell'educazione dei figli e della scuola. Perché secondo lei? Ma quando le cose non migliorano è perché non vogliamo migliorarle. Quando abbiamo voluto, lo abbiamo fatto con grande dignità e con grande forza, quindi evidentemente non era nelle nostre priorità, o abbiamo pensato che se mai lo fosse stato potevamo privilegiare altre cose, e di fatto è stato così. Il tempo privato per esempio è molto cambiato, perché abbiamo voluto cambiare noi la nostra vita privata. L'educazione no, è rimasta un po' così. Ma secondo lei i social e la tecnologia hanno un po' peggiorato la situazione anche familiare o di educazione? Guardi, i social sono uno strumento come quella telecamera lì, dipende da cosa si inquadra. Se la telecamera può essere uno strumento rivoluzionario, perché può dare voce a delle persone, così come i social possono avere dato e danno e daranno voce anche a persone che non avrebbero avuto diritto. Penso ai ragazzi e le ragazze di Teheran, ai tanti che si stanno opponendo a questa guerra sporca. Insomma, credo che i social abbiano avuto un... Poi, se poi lei mi dice che fotografare una brioche è così interessante, no, certo. Evidentemente no, non è colpa di quello strumento, è colpa di chi pensa che la brioche sia interessante. Quando lei parla ai giovani, oppure c'è un aneddoto che le è rimasto impresso, che è successo durante un suo, diciamo, una sua conferenza, un suo evento, una domanda che un giovane le ha fatto, che non lo so, l'ha lasciata perplessa in qualche modo? Beh, tante, perché soprattutto nel passato ho fatto per molti, molti anni il lavoro di andare nelle scuole, adesso un po' meno, anche perché sono anche le scuole che richiedono meno questo tipo di intervento, ma durante la mia vita ne ho fatte tante, ma c'è stato anche chi si è chiesto, mi ha chiesto cosa ci facessi in una scuola, che è anche una bella provocazione, perché capisco di non parlare così come una pagina ministeriale, quindi certo. È evidente che questo può scombussolare qualcuno. Diciamo che non è facile avere a che fare sempre con tanta gente, lei parla sempre di passione. Dopo tanti anni di lavoro, questa passione è la stessa di prima? Beh, stessa non può essere, perché... Perché quello che mi portava negli Stati Uniti quando avevo
25-26 anni non può essere la stessa cosa che mi porta qui questa sera. Sarebbe strano che lo fosse. Penso che sia più o meno lo stesso sentimento di curiosità, di voglia di vedere come vanno le cose. Io amo la gente, quindi probabilmente tutta questa gente non, cioè, come i luoghi, uno pensa di cercare i luoghi, ma in realtà sono i luoghi che cercano te, quindi la gente qui cerca me, ma sono anch'io ovviamente che cerco la gente, sennò si sarebbe interrotto. Guarda, io l'altro giorno ho incontrato Placido Domingo, che è stato un mio eroe, venendo io da una famiglia dove si ascolta molta musica. Allora lui mi ha detto che ha fatto più di 4.400 concerti. Io ne ho fatti più di 4.200. Sono contento di essere 200 sotto. 200 sotto Placido Domingo. Che non lo raggiungerò mai, perché gli auguro tutta la vita possibile, e ancora canta e ancora gira il mondo, quindi io, come vede, non smetto, quindi non so, forse ci raggiungeremo a quota 5.000. Perché no? Perché no? Lei spesso ha definito i genitori dei pusher, perché elargiscono tutto quello che i figli chiedono. E invece lei dice che devono i genitori far mancare qualcosa ai figli proprio per in qualche modo incentivare la curiosità, il talento. Perché secondo lei i genitori non riescono a dire di no? È molto più facile dire di sì e accontentare? Vabbè, enormemente più facile. Il sì non ti mette in gioco, il no lo devi spiegare, quindi è chiaro che è più difficile il no del sì. Il sì ci è sempre sembrato un po' così alla moda, no? Abbiamo pensato per alcuni decenni che dire di sì fosse un modo per distinguersi dai tempi dell'autoritarismo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Io non credo che ci debba essere o il sì o l'autoritarismo, credo che si possa fuggire da entrambi. Stavo guardando perché so che deve giustamente salire sul palco e mi dicono di chiudere. Io intanto la ringrazio tanto. Le chiedo un'ultima cosa. Io sono, innanzitutto le ripeto che sono davvero onorata, perché io la seguo da anni e lei per me è un'icona, no? Il mio eroe, quello che è lì che ascolta e che mi dà la forza, no? Perché i coraggiosi sono quelli delle 4 di notte, come lei spesso dice. E io oggi ho trovato un po' il coraggio di fare questa intervista, perché non ne avevo molto, però la passione mi porta a farlo, e lei era un mio sogno e io l'ho realizzato, e quindi sono contenta, perché spero che tutti riescano a realizzare i propri sogni. E solo l'ultima domanda, le vorrei chiedere cosa la spaventa del futuro in questa società, se c'è qualcosa che la spaventa. Beh, mi ha sempre spaventato la stupidità, la mediocrità, non tanto rivolta al futuro, rivolta così più in generale, perché non è che una volta la stupidità non ci fosse. Forse adesso c'è più un marketing della stupidità, questo mi sorprende un po', perché non credo che sia il meglio dell'umanità la sua stupidità o la mediocrità, quindi evidentemente anche lì, come con i sì, è più facile essere stupidi che intelligenti. Io la ringrazio ancora. Grazie a lei. La lascio incantare tante persone, sperando che questo metodo educativo arrivi davvero alle persone, che lo mettano in pratica. La ringrazio. Grazie ancora, e mi raccomando a tutti, prendetevi la luna, come dice il professor Paolo Crepè, perché dovete sempre sognare in grande e realizzare i vostri sogni. Grazie ancora a tutti, noi ci andiamo a vedere lo spettacolo di Paolo Crepè. Grazie. Grazie ancora. Mi dica un poco, le persone che hanno il coraggio delle proprie idee sono inevitabilmente scomode, sono fuori. Si dice sempre, no? Sei fuori come un balcone, sei fuori, ma finalmente che c'è un balcone. Ma pensate se uno fosse, no? Tutto dentro.
Ma che senso avrebbe? Io, grazie alle scuole che ho fatto, io sono stato, sono stato mandato in corridoio, io non so, migliaia di volte. È dal corridoio che capisci cosa c'è dentro. Ma se sei dentro una classe, come fai a capire cosa succede nella classe? Se stai fuori, capisci. Infatti, quando incontriamo una persona che ci piace parecchio, dice, ah beh, ma quello è un fuoriclasse. È così, no? Bello. Perché stando fuori, facendo amicizia col bidello, capito, che era un uomo veramente un fuoriclasse, e vendeva vino sotto banco, cose così, mi ricordo metteva la stagnola sotto, non so quale veleno potesse vendere quell'uomo, però era simpatico, era complice della mia cialtronaggine, perché anche lui era un cialtrone, quindi una volta tanto che trovavo, poi quando entravo incontravo il professorone Severo che ti dava 4, 3, 2, 1, sono state piccole cose meravigliose che hanno costellato la mia vita. Forse cominciando a sbagliare poi trovi la strada giusta.